Cari amiche e cari amici, no, non vi voglio parlare col favore delle tenebre, non ho nessuna denuncia da fare, è che semplicemente voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che oggi è la giornata del risparmio energetico in tutta Italia. Anche i palazzi e le istituzioni si spegneranno, le luci si spegneranno per qualche ora. Dobbiamo concentrarci anche su nuovi stili di vita che ci offrono la possibilità di camminare, avventurarci con grande entusiasmo in un futuro di sviluppo sostenibile. Il Movimento 5 Stelle è stato sempre in prima fila, anche quando ha avuto la massima responsabilità di governo per realizzare progetti in questa direzione. Noi vogliamo una transizione ecologica democratica, partecipata da tutti dal basso, diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. E in questo senso un progetto importante è quello delle comunità energetiche. L'abbiamo già avviato. Ne sono state realizzate 50 in tutta Italia, però troppo poche. Dobbiamo riempire il paese di migliaia e migliaia di comunità energetiche, significa installare pannelli fotovoltaici su edifici pubblici e privati, consentendo a tante famiglie che sono all'intorno di potersi collegare con grande risparmio energetico e soprattutto con energia pulita, taglio delle emissioni di CO2. È importantissimo proseguire con decisione su questa direzione. Chiediamo al governo, al ministro Pichetto Fratin, di essere coraggioso, di attivarsi per firmare i decreti attuativi che possono liberalizzare finalmente le comunità energetiche. Pensate, all'inizio erano fuori legge se non fosse stato per il nostro intervento, ma bisogna proseguire, ripeto, con forte decisione. E ancora con forte decisione dobbiamo proseguire per cercare di non contrastare il super bonus e gli altri bonus edilizi. Anche lì ragioniamo di una transizione ecologica, energetica, perché si parla di riqualificazione urbana. Abbiamo ottenuto 900.000 posti di lavoro anche nell'indotto, un fatto particolarmente importante. Abbiamo ottenuto 979.000 tonnellate di tagli di emissioni di CO2, senza considerare ovviamente anche in questo caso un deciso risparmio per le bollette, per il costo dell'energia. Ecco, dobbiamo proseguire in questa direzione. Adesso peraltro c'è la possibilità, anche lo stanno già facendo, di cedere i crediti d'imposta, di farli acquistare dagli enti locali. Chiediamo al governo di non ostacolare questa possibilità. Proseguiamo tutti in questa direzione, perché questo è il nostro futuro. Dobbiamo operare una svolta, l'Italia deve essere protagonista verso un futuro di fonti rinnovabili. Non possiamo invece concentrarci per realizzare un anacronistico progetto di fare dell'Italia un hub per il gas. Per realizzare questo progetto occorreranno degli anni, tanti anni, e invece il futuro delle rinnovabili è a portata di mano. Voltiamo pagina rispetto alle fossili. Il prossimo fine settimana, sabato, domenica, il Movimento 5 Stelle con tutti i suoi attivisti, con tutti i suoi portavoce sarà nelle piazze italiane per parlare ai cittadini e informarli su queste nuove possibilità di risparmio energetico e di tutela dell'ambiente. Dobbiamo agire con la massima determinazione. Se non faremo qualcosa di concreto in questa direzione, rischiamo di spegnere la luce sul futuro delle nuove generazioni.